Ciao a tutti e bentornati nel canale. Allora, questo è un video molto veloce che faccio, quindi probabilmente non lo taglierò neanche perché voglio pubblicarlo subito. E mi scuso per questo, infatti, però purtroppo oggi mi è successa una cosa spiacevole. Allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, oggi è la giornata delle forze armate e sicuramente nessuno di voi lo sa. Comunque io, diciamo, sono stata arruolata nella Guardia Costiera per 1 anno e mezzo, quindi tengo molto a questa giornata in generale, anche per quello che voglio fare nel mio futuro e soprattutto so cosa significa essere militare. E praticamente stamattina ero in treno, stavo andando a lezione e mi è capitato di sentire una conversazione tra due ragazze, potevano avere la mia età, più o meno un po' più grandi, un po' più piccole, non ho idea, comunque più o meno la mia età. E loro parlavano appunto di cosa significasse secondo loro arruolarsi. Ovviamente si vedeva che non avevano la minima idea di che cosa stessero parlando e secondo me dovevano evitare di parlare perché non è possibile che chi è ignorante in alcuni contesti si permette il lusso di parlare così liberamente in un luogo pubblico come il treno, dove tutti ti possono sentire, soprattutto se c'è silenzio, di cose assolutamente sbagliate. Comunque, praticamente vi spiego un po' cosa è successo. Allora, una delle due ragazze, ha un fratello che, da quanto ho capito, perché ovviamente non le conosco, quindi non ho idea di cosa sia. Comunque, da quanto ho capito, ha 19 anni o quasi. E praticamente non sa ancora cosa vuole dalla vita, si sta godendo la gioventù, se così si può dire, e diciamo che sta facendo un po' di bravate, ecco, mettiamola così. Alcune legali, alcune, da quanto ho capito, illegali. E questa cosa mi sembra che vada avanti da parecchio, almeno da quanto ho capito. Praticamente lei parlava con la sua amica dell'ultima bravata che aveva fatto ieri sera al suo fratello. E l'amica era sconvolta, diceva: Madonna mia, questo ragazzo come sta crescendo così. E lei, la sorella, sosteneva che doveva parlare con suo fratello e consigliargli, spingerlo, direzionarlo verso la strada appunto del WFP1, che per chi non lo sapesse è un anno di militare, quello che tra l'altro ho fatto io. Vabbè, lei parlava di esercito, io sono stata in guardia costiera, però diciamo cambia poco perché alla fine sempre di militari stiamo parlando. Allora, io sono sconcertata prima di tutto perché secondo me essere militari è una cosa e fare il militare è un'altra cosa. Quindi, se io sono militare o comunque voglio essere militare, è una mia scelta, è una cosa che io sento da dentro, proprio una passione, mettiamola così, uno stile di vita, un sogno. Almeno così è stato per me. E così dovrebbe essere, perché comunque non è un lavoro facile, al contrario di quello che la gente possa pensare, è un lavoro che comporta dei sacrifici, delle rinunce, sicuramente delle gioie e delle soddisfazioni, però non è tutto così facile come uno può pensare, mando il bando, cioè, mi iscrivo al bando, e mi prendono, parto, un anno di stipendio regalato, non è assolutamente così, perché nel momento in cui tu parti sei diciamo, entra a far parte di un mondo che fino al giorno prima non ti apparteneva, non conoscevi, quindi è un mondo completamente diverso e se non hai la passione non lo prendi col piede giusto, perché devi, non so come spiegarvelo, però quando non è una situazione facile, nel senso là comunque ci sono delle persone che ti obbligano a comportarti in un determinato modo, bisogna essere assolutamente tutti uguali, omologati praticamente, perché là non si è più persone, ma soprattutto in fase di addestramento si è delle macchine da guerra, diciamo, quindi è ovvio che oltre allo sforzo fisico c'è anche molta, molta pressione morale. Secondo me non è assolutamente da sottovalutare. Questa cosa purtroppo non tutti la capiscono. Pensano che è così facile partire e stare via un anno. E non lo so, la gente pensa che è come una scuola di vita. Ok, può anche essere, cioè sicuramente lo è perché è un'esperienza che ti cambia completamente, o almeno in gran parte, però non è una cosa che devi fare se ti comporti male, perché in quel caso, secondo me, cioè, una persona deve essere punita, non deve dire, vabbè, ti comporti male, allora ti mando a fare il militare così impari che significa essere educato, comportarti bene.
Non è assolutamente così. Perché se tu sei una persona che compie anche atti illegali, non è assolutamente il mondo che ti appartiene. Cioè, tu sei proprio il nemico del militare, almeno per come la vedo io. Poi, non lo so, comunque, loro parlavano appunto di far arruolare questo fratello, convincerlo ad arruolarsi e dicevano che quella era l'unica soluzione, quindi l'unico modo per cercare di educare questo ragazzo a non fare cavolate nella vita era appunto farlo arruolare. Ovviamente, cioè è inutile che ve lo dica, ma una persona del genere, così come anche dicevano le due ragazze, non ne vuole proprio sapere di arruolarsi, cioè sono due cose che proprio non possono andare insieme, perché uno che vuole essere militare, vuole intraprendere una carriera militare, non è uno che va in giro a fare cretinate. Se lo vuole fare veramente, se poi pensa di farlo perché un anno di stipendio, scusate, a quel punto, non lo so, arruoliamoci tutti, facciamo tutti i militari, andiamo in giro, prendiamoci un anno di stipendio, andiamo in tutta Italia, divertiamoci, facciamo cavolate e siamo tutti contenti. Non è così, non è assolutamente così. Ora, spero che qualcuno di voi possa capire il mio discorso, perché mi rendo conto che in questo canale non è che ci azzecchi molto. Però, siccome è una cosa che mi riguarda proprio personalmente, in quanto è comunque parte della mia vita, io ci tengo e mi dispiace che a volte passi questo messaggio, perché parecchie persone, anche quando appunto indossavo io la divisa, è capitato che andavo appunto in giro in divisa, ci sono le persone che ti guardano con ammirazione, ma sono veramente poche. E la maggior parte invece ti guarda come un qualcuno che ruba i soldi allo Stato, una figura inutile, persone che non pagano il biglietto sul treno. Non è che un militare non paga il biglietto sul treno. Il militare, nel momento in cui ha una tessera, ha un documento che lo autorizza a viaggiare sul treno senza biglietto, parliamo dei regionali, non degli intercity o le frecce, è perché. Se dovesse succedere qualcosa, il controllore innanzitutto sa che c'è un militare a bordo. La persona che non ha pagato il biglietto, in questo caso il militare, non è che rimane là impassibile, deve intervenire. E parecchie volte si rischia anche la vita intervenendo. È comunque un essere in servizio in quel momento. Quindi non è che i militari, vabbè, non fanno niente, sono là in divisa. Magari voi non vedete. Cioè, voi nel senso, la gente che critica non vede queste scene spiacevoli per fortuna, perché è anche, diciamo, bello che non succedano continuamente, però questo non significa che non ci siano, perché spesso, anzi, veramente ogni giorno, ci sono militari che intervengono in delle situazioni, quindi è un lavoro come un altro. È assolutamente un lavoro come un altro. La differenza è che, come ogni lavoro, c'è chi lo fa per passione e quindi ci mette proprio l'anima e è pronto a intervenire in ogni situazione, e c'è chi invece lo fa solo per lo stipendio. Quindi non bisogna generalizzare, perché sicuramente ci sono militari che si arruolano per convenienza, per non lo so, perché così gli andava, ma in realtà non hanno la passione. Però ci sono anche tanti altri che sono militari o che puntano alla vita militare, che lo sognano, cioè è proprio un sogno, come qualcuno di voi magari vuole diventare medico, come qualcun altro vuole diventare giornalista, insegnante, non lo so, qualunque cosa voi vogliate fare. C'è chi vuole fare il militare, anzi, vuole essere militare, perché chi lo è lo sente, chi lo vuole fare. È come se andasse a fare un qualunque lavoro. A me dà fastidio salire sul treno e sentire sta cretina che dice all'amica: mio fratello è maleducato, mio fratello combina i guai dalla mattina alla sera, si mette in situazioni sconvenienti, fa compie atti illegali, l'unica soluzione è fargli fare l'esercito. Ma che significa? Cioè, uno uccide, fa cavolate per strada, e invece di metterlo in carcere lo mandiamo a fare il militare? Non lo so, io non la penso assolutamente così. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Fatemi sapere se qualcuno di voi è militare per caso, o comunque diciamo, è molto vicino a questo argomento ed è interessato a quello che ho detto, perché immagino che a parecchi non interessi. Comunque, niente, io cercherò di pubblicare il video ora perché appunto oggi è la giornata delle forze armate, quindi
Cioè, mi dà proprio fastidio che poi, vabbè, è stato un caso perché ovviamente quelle non sapevano che oggi era la giornata delle forze armate. Comunque, mi dà fastidio oggi, la giornata delle forze armate, magari vedi in TV, non so, manifestazioni, cose fantastiche, e poi in realtà il pensiero della gente è un altro. Quindi a questo punto, non lo so, io veramente mi vergogno di queste cose che succedono. Secondo me non dovrebbero succedere perché è come se io mi metto nel treno. Parlo con la mia amica e dico, ma i dottori, a suo punto, cioè i medici, ma che lavoro è? Cioè, io spero che voi abbiate capito cosa ho detto, perché in questo momento ero anche molto nervosa, quindi ho, diciamo, sparato a mille, però ho parlato per 12 minuti e quindi niente, penso che vi posso salutare così. E niente, quindi oggi appunto è la giornata delle Forze Armate, se vi interessa andate a visitare magari la pagina Facebook delle Forze Armate. Ogni tanto, diciamo, un minimo di curiosità, oppure guardate un TG, qualcosa in cui ne parlano. E spero di avervi incuriosito un po' con questo video. Se volete qualcosa del genere, nel senso volete farmi delle domande, volete che faccia qualche video un po' più specifico sull'argomento, se vi interessa fatemelo sapere. E domani dovrebbe uscire il prossimo video, inerente ovviamente al mio canale, e dovrebbe essere un Get Ready With Me, quindi... Se vi interessa, guardate il video domani. E niente, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, se l'avete guardato. E vi mando un bacio e vi do appuntamento domani. Ciao!